Negli ultimi giorni nel mondo cripto e non solo non si parla di altro che delle dichiarazioni del viceministro dell'economia Maurizio Leo. Durante una conferenza stampa sulla manovra economica 2025 per presentare quelle che sono le misure approvate dal Consiglio dei Ministri per recuperare risorse necessarie a sostenere gli interventi a favore di famiglie, giovani ed imprese, il viceministro ha detto che per le plusvalenze da Bitcoin si sta pensando ad un aumento della ritenuta dal 26 al 42%. Si tratterebbe della tassazione più alta a livello globale, se non sbaglio, per chi investe in criptovalute. E mentre altri paesi cercano di attrarre investitori cripto, questa mossa potrebbe disincentivare il settore o portare le persone che hanno importanti patrimoni in cripto a pensare di trasferirsi in un altro paese. Questo video è realizzato in collaborazione con CryptoBooks, una piattaforma che offre tantissimi strumenti per gestire la fiscalità cripto, per evitare errori e sanzioni da parte del fisco, e in più mette a disposizione dei simulatori avanzati per attuare strategie fiscali che ci possono aiutare a ridurre o azzerare le tasse. Trovi in descrizione il link che ti permetterà di provare gratuitamente CryptoBooks e poi, se deciderai di acquistare uno dei piani in abbonamento disponibili, potrai utilizzare il codice sconto che ti lascio sempre qui sotto in descrizione per ottenere uno sconto del 25%. Vedremo in dettaglio la piattaforma CryptoBooks fra poco. Prima di entrare nel vivo di questo video, voglio fare un disclaimer importantissimo. Io non sono un commercialista o un consulente finanziario e questo video non deve essere considerato come una consulenza legale, fiscale, di revisione, contabile o di intermediazione. Le informazioni riportate all'interno di questo video non devono inoltre essere considerate in alcun modo pianificazione finanziaria o sollecitazione all'investimento, ed il mio consiglio è invece quello di rimanere aggiornati sul panorama legislativo italiano oppure affidarsi a qualcuno che può aiutarci e che è aggiornato su queste tematiche, perché la legge non ammette ignoranza e sul web possono esserci pareri discordanti. A tal proposito, per chi volesse, è possibile utilizzare il servizio contabilità cripto offerto sempre da CryptoBooks per delegare l'intera contabilità cripto ad un esperto del settore. Detto questo, torniamo per un attimo alla dichiarazione del viceministro dell'economia Maurizio Leo. Quello di cui si parla fino ad ora è una proposta e non è ancora stato deciso nulla. C'è chi dice che potrebbe essere un overshooting, vale a dire una proposta estrema che poi si trasformerà in una percentuale inferiore che risulterà più accettabile dagli investitori. Anche se, come ogni anno, la manovra di bilancio viene votata a dicembre, è comunque molto importante essere preparati ad ogni evenienza, poiché la nuova aliquota, se verrà confermata, non sarà retroattiva ma sarà valida dal 1 gennaio 2025 in poi su quelle che sono le tasse che andremo a pagare con la dichiarazione dei redditi 2026. Tornando quindi a questa proposta del 42%, a molti sembra alquanto bizzarra, considerando che il gioco d'azzardo in Italia è tassato al 20% e le plusvalenze su investimenti tradizionali come azioni ed obbligazioni sono tassate al 26%. Le cripto, di fatto, con questa proposta rischiano di arrivare ad una tassazione del 42%, e tutto questo è davvero strano perché dobbiamo tenere in considerazione il fatto che oggi esistono strumenti finanziari che replicano le cripto, vedi ad esempio gli ETN o gli ETC, che godono di una imposizione più bassa, ovvero al 26%. Per questo motivo c'è qualcosa che non torna ed ovviamente c'è già chi si sta muovendo per capire come difendersi legalmente da questa proposta di tassazione così pesante. Pensa che c'è già chi ha creato una petizione contro questa imposizione fiscale. Trovi il QR code per firmare la petizione, che ha già raccolto più di 5.000 adesioni qui in sovrimpressione. Esistono quattro strategie che possono essere messe in atto per cercare di pagare meno tasse, ovvero lo smart cash out. Considerando che la soglia di esenzione fiscale è di 2.000 euro, gestendo i cash out con intelligenza è possibile evitare di incorrere in una tassazione più elevata. In più, considerando il fatto che è possibile detrarre le minusvalenze, monitorare in modo accurato le nostre transazioni è fondamentale, e in questo, come vedremo fra poco, CryptoBooks può darci una grandissima mano. La seconda strategia che si può mettere in atto è l'investimento in ETP o Exchange Traded Products, che restano soggetti ad una tassazione del 26%. Ovviamente qui dobbiamo stare attenti a quelli che sono i costi aggiuntivi e verificare sia il TER che il tracking error. La terza strategia è utilizzare gli e-money token, mettendo le nostre cripto
come collaterali per ottenere dei prestiti in euro in modo da mantenere le cripto ed ottenere liquidità senza dover vendere ed evitando le plusvalenze. La quarta strategia è quella di spostare la residenza in un paese con una fiscalità più vantaggiosa. Detto questo, vediamo come e perché CryptoBooks ci può aiutare con tutto il mondo della fiscalità cripto. E ricorda che in descrizione troverai sia il link che ti permetterà di registrarti e provare gratuitamente la piattaforma, sia il codice sconto che ti permetterà di avere un 25% di sconto su uno dei piani disponibili. Già entrando nella home page del sito ci viene subito spiegato cosa ci offre questa piattaforma, ovvero dei report accurati per le dichiarazioni fiscali, strumenti per ottimizzare la fiscalità cripto e la possibilità di connettere e riconciliare piattaforme e wallet. In più abbiamo funzioni per ottimizzare le transazioni in modo da abbassare il carico fiscale. Il tutto con il supporto via chat sempre disponibile, una piattaforma conforme alla legge italiana ed oltre 500 connessioni con exchange, wallet e indirizzi blockchain. Con CryptoBooks possiamo infatti importare automaticamente le transazioni da vari exchange tramite API o file CSV. Possiamo connettere i nostri wallet utilizzando gli indirizzi pubblici e ricevere delle notifiche su errori e discrepanze con suggerimenti per risolvere queste incongruenze. In più possiamo sapere quante tasse dovremo pagare e come ottimizzare la fiscalità grazie a funzioni di portfolio tracking e simulatori di vendita avanzati. Abbiamo poi la possibilità di scaricare i report fiscali con valore del portafoglio cripto, redditi da staking, plusvalenze, minusvalenze e molto altro ancora. In alternativa è possibile richiedere una gestione chiavi in mano in modo da delegare ad un professionista tutta la nostra contabilità cripto. A questo punto andiamo sulla piattaforma in un account demo che mi ha fornito CryptoBooks e vediamo insieme le varie aree disponibili all'interno di questo software. Siamo a questo punto all'interno della nostra dashboard, del nostro pannello di controllo CryptoBooks, da dove possiamo accedere al portfolio con una panoramica del patrimonio. Possiamo vedere quali sono le nostre performance e le strategie fiscali che possiamo adottare. Possiamo accedere alla sezione connessioni, tramite la quale possiamo aggiungere connessioni. Possiamo quindi gestire tutte le connessioni aggiornando i dati oppure effettuando delle modifiche, vedendo tutto quello che è stato fatto, aggiungendo anche transazioni manuali. Oppure possiamo accedere alle sezioni transazioni, tramite la quale possiamo vedere tutte le nostre transazioni, esportare il file CSV o vedere le transazioni specifiche per le varie cripto che abbiamo in portafoglio. Io spero che questo video ti sia stato utile, ti abbia dato tutte le informazioni che stavi cercando. Se hai altri dubbi o domande, lascia un commento qui sotto e proverò a mettermi o metterti in contatto con il team di CryptoBooks per rispondere ad eventuali dubbi o richieste. Se hai già utilizzato CryptoBooks e vuoi raccontare la tua esperienza, sei come sempre il benvenuto qui sotto nei commenti. Se questo video ti è piaciuto, ricorda di mettere un pollice in su, iscriverti ed attivare la campanella e noi ci vediamo, se vorrai, con un nuovo video su questo canale.